Ma buongiorno a tutti dalla Romagna, dalla vostra blogger Cucagna Cè, dalle Twins Cucagna e dalla vostra bellissima Mabel. Come tutti i venerdì, vi voglio parlare di un articolo che è all'interno del mio giornale preferito, Grazia, e questa settimana Silvia Tofanin ne fa da padrona. Bene, passiamo subito all'articolo. Vi voglio parlare di due ragazzi questa settimana molto speciali. E molto giovani. Lui, iniziamo da lui, è Aran Cosentino, un ragazzo di 16 anni che vive nella provincia di Udine e che ha salvato, pensato, un fiume da una centrale idroelettrica. Ha raccolto più di 2.500 firme lui col suo comitato per appunto salvare questo fiume e ci è riuscito. Per adesso ci è riuscito. Io ti auguro di continuare a riuscire nelle tue battaglie. Hanno presentato sempre lui col comitato più di 40 progetti per salvare l'ambiente. Vai avanti così, Aran, continua, perché abbiamo bisogno di questi ragazzi che si danno da fare per tutti noi, per il nostro mondo, per il nostro clima. E poi voglio parlarvi appunto di Greta Thunberg, che lei è proprio conosciuta a livello mondiale, perché questa ragazza, dovete sapere, che da circa un anno sta lottando contro il clima mondiale che sta impazzendo. Tutti i venerdì lei da circa un anno sta facendo gli scioperi davanti al Senato di Stoccolma e con un suo cartello, sciopero da scuola per il nostro clima. Tutti i venerdì pensate, ehi, fermi tutti, ma oggi è venerdì e noi siamo qui a fare questo video. C'è chi pensa appunto di andare a ballare, tipo le Twins Cucagna, che loro non vedono l'ora di uscire stasera, tipo la Mabel che stasera ha uno spettacolo da fare. E invece dovete sapere che c'è una ragazzina di soli 16 anni seduta là davanti al Senato di Stoccolma col suo bellissimo cartello che fa lo sciopero da scuola per salvare tutti noi. Perché è vero, per salvare tutti noi non lo fa solo per lei, ma lo fa a livello mondiale e ha soli 16 anni. Quindi, ragazzi, vi voglio lasciare appunto con una frase che ha detto lei davanti al Senato, che voi dite di amare i vostri figli, ma come fate ad amarli se vi li portate via il loro futuro? Ecco, pensate a queste parole che vi ho detto, perché questi ragazzi di 16 anni, invece di pensare di divertirsi, pensano a tutti noi.